Le temperature di questi giorni, le piogge e soprattutto l'alta umidità possono mettere a rischio le tue coltivazioni, vanificando sforzi e soprattutto investimenti. Nella puntata di oggi ti parlerò di malattie fungine ed in particolare della peronospora del pomodoro. Andremo a capire cos'è, come riconoscerla e soprattutto come combatterla. Quindi direi di iniziare subito. Non vorrei allarmarti, ma i tuoi pomodori sono veramente in pericolo. Andiamo! Allora, eccoci qua, benvenuti o bentornati su Green Italy. Per chi non mi conoscesse, io sono Claudio, sono un imprenditore agricolo e in questo canale racconto di come coltivo il mio orto. Come dicevo nella intro, in queste settimane sono veramente, veramente preoccupato, e questo perché le temperature, le piogge e l'umidità sono le cause scatenanti della peronospora, questa malattia fungina che va a colpire il pomodoro portando alla distruzione completa del suo raccolto. Dobbiamo pensare alla malattia fungina come un fungo, anzi al più buono dei funghi, un bel fungo porcino. E quando è che cresce un fungo porcino? Beh, quando c'è ombra o comunque poca luce, quando c'è un alto tasso di umidità e soprattutto delle temperature intorno ai 16-20 gradi. Beh, se ci fate caso, le condizioni ci sono tutte in questo periodo, e quindi queste condizioni devono essere per voi come un campanellino di allarme, come una notifica, anzi la notifica che vi invito ad attivare sul canale proprio per non perdere dei video come questi. Beh, ma come facciamo a riconoscere la peronospora? Iniziamo con il dire che dobbiamo prenderci del tempo quando andiamo all'orto per monitorare con attenzione le nostre piante e in particolar modo le foglie. Se venite qui vicino, vi mostro una pianta che inizia ad essere colpita dalla peronospora e noi andremo a notare proprio sulle foglie la comparsa di queste macchie gialle, ok? Macchie gialle che iniziano a portare delle necrosi. Vedi, la foglia inizia piano piano ad essiccarsi, come in questo caso. Beh, quando ci sono queste condizioni, direi che la situazione inizia ad essere preoccupante. Questa malattia fungina, tra l'altro, non attacca solo le foglie, tra l'altro ricordiamoci che parte dalle foglie sempre più basse e poi tende a salire. La necrosi avviene anche sullo stelo della pianta, in questo caso si formano queste macchie nere che pian piano invaderanno tutta la pianta, andando soprattutto a compromettere l'attività vitale. E questa malattia, stavo dicendo, attacca anche i frutti, soprattutto quelli verdi e poco maturi. Anche in quel caso avremo la possibilità di notare delle strane macchie sul frutto che appunto porteranno a delle necrosi. Detto questo, come facciamo a prevenirla? Beh, innanzitutto, prima cosa, dovremo rispettare il sesto di impianto. È importante distanziare le piante adeguatamente proprio per evitare delle zone d'ombra. Un altro aspetto molto importante che non sempre viene eseguito alla regola è la sfemminellatura. Guardate ad esempio queste due piante, questa deve essere sfemminellata, guardate quanto è folta questa chioma, mentre queste piante qui hanno già avuto una sfemminellatura. Vedete che differenza c'è? Quando noi portiamo la pianta in questo modo, la pianta avrà la possibilità di far passare l'aria e quindi l'aria e il vento andrà a ridurre sensibilmente l'umidità. Quindi quando ci troviamo davanti a un esemplare come questo, soprattutto all'inizio, dobbiamo sfemminellare andando a togliere queste porzioni di pianta che nascono tra lo stelo della pianta stessa e il palco fogliare. Eccolo qua, sull'ascella, come dico sempre, c'è la femminella. Come vedete, in questo caso con delle piante ben sfemminellate ci sarà minore probabilità di malattie fungine. E un altro aspetto importantissimo è la prevenzione, proprio perché questa malattia fungina, una volta che attacca
diciamo, difficilmente, soprattutto se si utilizzano prodotti biologici, riusciamo a debellarla. Quindi agire in prevenzione con prodotti rameici o con questa polvere magica di cui adesso ti vado a parlare è sicuramente di fondamentale importanza. Tra i trattamenti preventivi che possiamo fare, come ho appena detto, possiamo utilizzare prodotti a base di rame. Io, nonostante lo utilizzo, diciamo, cerco sempre di limitarmi. Perché? Perché comunque il rame è un metallo e quando noi andiamo a trattare una pianta, questa la andrà a assorbire e poi diciamo che finiremo anche per assorbirla noi, quindi preferisco sempre evitare. La soluzione di cui vi parlerò adesso, oltre ad averla provata e quindi aver verificato la sua efficacia, ho anche avuto la possibilità di andare a estrapolare diverse ricerche e tutte quelle esaminate confermano l'efficacia del bicarbonato di potassio. Ma come va a agire il bicarbonato di potassio? Perché agisce veramente su più fronti. Beh, innanzitutto, essendo un sale, va a modificare il pH sulle foglie, rendendole alcaline e creando un ambiente poco adatto alla proliferazione dei funghi patogeni. Ha un effetto disidratante perché, essendo un sale, va ad assorbire l'umidità in eccesso, soprattutto va ad assorbire anche l'umidità delle spore fungine. Ha un effetto diretto sul fungo in quanto può danneggiare le strutture cellulari andando a inibire alcune attività metaboliche. Ultimo, ma non di importanza, è stato riscontrato che il bicarbonato di potassio va a stimolare le difese immunitarie della pianta, che vanno a stimolare dei composti difensivi come enzimi antifungini che contrastano l'infezione sulla pianta. Detto questo, abbiamo capito quanto sia efficace. Andiamo a vedere come utilizzare il bicarbonato di potassio e soprattutto come distribuirlo sulle piante. Andiamo. Allora, eccolo qua il bicarbonato di potassio. Questo è quello che utilizzo io. E ci tengo però a dire che non c'è nessuna sponsorizzazione in atto, è solo, diciamo, quello che ho ritenuto che avesse il rapporto qualità-prezzo migliore. Questo l'ho pagato all'incirca 20 euro. Tra l'altro vi lascio il link qui in alto e in descrizione per chi lo vuole comprare. Vediamo come si utilizza. Nel frattempo è uscito anche il sole e quindi queste sono proprio le peggiori condizioni. Abbiamo un terreno che è completamente bagnato perché ha piovuto fino a pochi minuti fa, adesso è uscito il sole, le temperature si sono alzate, quindi i funghi patogeni proprio a... Allora, come si utilizza? Ovviamente ci sono le indicazioni, modalità d'uso è semplicissimo, dice di sciogliere dai 30 ai 50 grammi di prodotto in 10 litri d'acqua. Quindi, allora, io di solito faccio così, ma non è una cosa così particolare. Vado a sciogliere prima il prodotto in circa un litro d'acqua, che preferisco utilizzarla tiepida. Una volta che il prodotto si è sciolto, ma essendo un sale basterà veramente poco, lo vado a inserire qui dentro dove ci sono gli altri 9 litri, quindi in totale 10 litri. Quando può essere utilizzato? Allora, innanzitutto qui sulla confezione c'è scritto di utilizzarlo, o meglio di far passare almeno 10-12 giorni tra un trattamento all'altro. Io vi do la mia, nel senso che sicuramente non dobbiamo esagerare, come ho detto è un prodotto altamente alcalino, quindi che succede se noi lo andiamo a dare sulle piante più del dovuto? Rischiamo, anzi sicuramente lo facciamo, di aumentare anche il pH del terreno, soprattutto se andiamo a nebulizzare abbondantemente, quindi il prodotto e l'acqua andranno poi a cadere sul terreno. Due, andremo sicuramente a compromettere l'attività microbica, perché comunque sia i funghi patogeni che i funghi buoni, quelli che servono a noi, quelli simbionti, non amano condizioni di pH. Quindi il consiglio, tra l'altro, che vi do è di andare ad integrare volta per volta, ecco, magari una volta al mese, con dell'humus di lombrico, uno per abbassare il pH del terreno e soprattutto per ripristinare l'attività microbica. Fate passare almeno una decina di giorni, ma il consiglio che vi do io è quello che, se inizia a piovere e si creano quelle condizioni,
condizioni, non esitate ad utilizzarlo, perché diciamo che questo è veramente un potente fungicida. Io tra l'altro che cosa faccio? Approfitto per utilizzare questo prodotto contestualmente alla sfemminellatura e vado ad aggiungere ai 10 litri anche della propoli, che ha queste proprietà cicatrizzanti sulla pianta, perché se noi andiamo ad effettuare adesso una sfemminellatura sulle nostre piante con queste condizioni, diciamo il taglio che andremo a creare sulla pianta sarà sicuramente un veicolo per le malattie fungine. Una cosa mi stavo scordando di dire prima: allora, quando noi troviamo una pianta in queste condizioni, se si tratta di un problema legato ad alcune foglie, andiamole ad asportare. Io preferisco non utilizzare le forbici, e per questo, perché quando andiamo tra una pianta e l'altra a fare questa operazione ci portiamo anche il fungo patogeno. È chiaro però che se una pianta è colpita pesantemente converrà estirparla, proprio perché se no avremo nel nostro orto, comunque vicino alle altre piante, una pianta che è malata e che potrà contagiare pian piano tutta la coltivazione. Quindi è meglio levarla, poi magari andremo a rimetterla successivamente, magari andando a far radicare una femminella, piuttosto che tenere lì una pianta che poi ci porterà queste malattie. Allora ragazzi, eccoci qua, siamo arrivati alla fine, c'è il nostro concorso settimanale. Allora, innanzitutto volevo darvi due suggerimenti. Uno, il concorso è riservato ai nostri iscritti, quindi necessariamente per giocare devi iscriverti, anche se ovviamente mi auguro che ti iscriverai perché ti piacciono i contenuti che porto sul canale. E due, bisogna essere tempestivi, bisogna essere veloci, il concorso dura pochi giorni, oggi è domenica, è legato al concorso all'estrazione del lotto del martedì, quindi il consiglio che ti do: attiva questa benedetta campanella, così ti verrà notificata la pubblicazione del video e potrai vedere il video e giocare subito dopo. E altra cosa, il concorso di questa settimana è legato all'estrazione del lotto che ci sarà martedì sulla ruota di Firenze, quindi cosa dovete fare? Scrivete nei commenti Firenze e il numero che pensate che esca. Io non mi dilungo ulteriormente, la puntata è stata anche piuttosto lunga. E spero però che vi sia piaciuta di cuore, quindi lasciate un like e scrivetemelo gentilmente nei commenti, e niente, vado a fare il trattamento e ci vediamo ai prossimi fantastici video. Ciao!